Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica. Oggi insieme andiamo a provare le novità di Essence e Catrice e ci sistemiamo i capelli che fanno pena. Allora, iniziamo dai capelli super mega iper velocemente. Il brand in questione, VKK, è un venditore che vende su Amazon. E mi ha mandato da provare con voi questa spazzola agli ioni negativi. Questa è quella che costa un pochino di più e ce ne sono altre che costano meno. Se trovo i link ve li lascio in info box insieme a un codice sconto che non mi è ancora stato dato, quindi lo troverete nell'info box e andiamo ad aprirla. Eccola qua, è confezionata veramente benissimo. Abbiamo la spazzola con la sua presa italiana, quindi, e questa è la spazzola verde scuro, so che c'è anche in altri colori, questo è un verde bosco. Qui c'è la protezione per i tasti, wow, super fashion. Qui ci sono i tastini per andare a aumentare e diminuire la gradazione di calore e il pulsante per l'accensione, quindi ok, dovrebbe essere a prova di stordita. Qui troviamo il velcro per andare poi a rimettere a posto il filo senza lasciarlo in giro, molto intelligente. All'interno ci sono degli accessori. Troviamo due pinze verde salvia che sono in palette con la spazzola. Allora, togliamo il mio mollettone schifoso, questa è la situazione dei miei capelli, quindi veramente pietosa, quindi li ho lavati e asciugati a metà. Andiamo a fare delle ciocche, io parto sempre dal basso, quindi raccolgo velocemente con le due pinze, faccio due sezioni. Poi in dotazione troviamo la sua custodia super cute, le istruzioni, ma noi ci proviamo senza, e un pettine anche. Caspita, carino, però anche come regalo, bella completa col brand inciso sopra, VKK. Vado a dare una pettinata veloce e leggera alla mia sezione, attacco la piastra così vi dico il tempo di riscaldamento. Andiamo ad accenderla e mi dà 150 gradi, spero che si veda. A questo punto la porto al massimo a 200. Generalmente le piastre a ioni, mi sono un po' informato, ho preso qualche informazione, non dovrebbero appunto superare la gradazione di 200 gradi, preservano i capelli, quindi lo ione negativo dovrebbe andare a togliere l'effetto crespo senza danneggiare il capello. Ovvio, abbiamo comunque una gradazione piuttosto alta. Vediamo adesso. La sento già abbastanza calda. Vediamo adesso se funziona, come funziona e se ci piace. Devo dire che è un oggetto sicuramente importante a livello di peso. E la cosa che mi piace tantissimo in alcune piastre è appunto che la parte sotto, a parte che ha un gancetto che può essere appesa, ma poi quando rotea sotto è stracomodo perché non si va ad arricciare il cavo ed è una cosa che io apprezzo. Io vado già, provo, voglio vedere se. Sì, è già abbastanza calda. Dovrebbe essere praticamente quasi in temperatura, quindi cosa ci ha messo? 30-60 secondi più o meno? È super veloce e vado. Ah, però. Ok, voglio essere veramente critica. Però sinceramente non mi aspettavo questo risultato, anche perché ho preso una ciocca bella grossa, la tengo e passo sotto con la spazzola, che ancora non è propriamente in temperatura, mi dice, però io ci provo lo stesso. Dovrebbe proprio andare a togliere l'effetto del capello crespo. Differenza, andiamo anche da questo lato. Dopo io procedo in velocità,
e vediamo l'effetto finale, perché sennò questo video dura 2 giorni e mezzo. Ah, nel frattempo, se volete lasciare un like e magari iscrivervi al canale, io vi ringrazio sempre. Vi aspetto inoltre anche sulla mia pagina Instagram, La Donna Qualunque. È molto semplice da utilizzare. E devo dire non male. Sembra funzionare la ragazza. Bene, procedo in velocità e vediamo il risultato finito. Ok, la vado a spegnere. Io sono... non avevo aspettative rispetto a questo prodotto. Finisco come finisco quando utilizzo la piastra o altro. Mi prendo il mio olietto per capelli, metto 2 pump e vado a lavorare sulle lunghezze. Cioè, sono scioccata, sinceramente non me l'aspettavo. Questo è il risultato del capello appena piastrato, ok? Direi non male. Bene. Adesso andiamo a truccarci. E quindi vado a mettere la mia mollettina, così. E siamo pronti per il trucco. Essence e Catrice stanno riformulando barra uscendo con delle novità e non potevamo farcele, non potevamo non provarle. Io sono un po' fan anche dei fondotinta di Catrice, ovviamente appena uscito un video dove ne parlavo dei top, quindi ero super curiosa di provare l'ultimo uscito. E Essence è uscita con delle mini palettine tutte colorate sui toni del verde, lilla, rame e non mi ricordo, dovrebbero essere blu forse, sono 4 palette. Noi abbiamo preso, indovinate, dalla mia felpa, quella lilla. Abbiamo il correttore di Catrice super nuovo, riformulato, che mi ispira un sacco, e abbiamo un rossetto di Essence. Quindi abbiamo un po' di prodottini e oggi andiamo a truccarci insieme. Il problema è che non trovo una pinzetta per farmi le sopracciglia, questa è la verità, ok? Poi faccio, però sono molto arrabbiata perché non trovo la pinzetta. Alzi la mano chi prende le pinzette per le sopracciglia. Io. Andiamo subito con lo 025C Almond, questa è la colorazione del correttore venduti su Pink Panda e su Maki Beauty, dove trovate il codice sconto in info box. Questo è lo 025 e spero che non sia troppo scuro, perché io sto sbiadendo la velocità della luce. Va lavorato e scaldato con i polpastrelli, questo dobbiamo anche dirlo, però dovrebbe avere un'alta coprenza. Andiamo a metterlo come base ombretto, perché oggi mi sono ricordata una volta tanto nella vita, e iniziamo dagli occhi. Lo voglio vedere nel contorno occhi questo correttore, sono proprio curiosa. Oggi vado ad utilizzare il nastro preso da Primark o un pezzo di scotch se non avete questo nastro, perché tanto è la stessa identica cosa. Ok, come primo step vado a mettere un eyeliner a caso sull'occhio. Fate finta di niente, questo è di Tarte, non c'entra niente col video, ma è il primo che ho trovato, quindi va bene Tarte. Ok, l'ho messo proprio a caso, dopo probabilmente andrà ripassato, ma volevo provare un'altra cosa con voi, quindi proviamo. Questa è la palette, super matchy con la mia felpa, è I Like to Move It, Move It di Essence.
All'interno troviamo 6 ombretti, di cui 3 matte e 3 shimmer. Molto desaturati. Come primo step vado a prendere lo shimmer più scuro della palettina e vado a intensificare la mia riga di eyeliner. La allargo leggermente perché dopo andremo a sfumarla. E mi sembra la sfinge. A questo punto vado a prendere questa tonalità e vado un po' a sfumare la parte esterna verso l'interno e verso l'alto. Pensavo meno, vado a sfumare tutta la questione insieme. Ok, a questo punto vado a prendere ancora un po' del viola scuro e ripasso la parte più bassa andando un po' a sfumarlo. Molto bello questo colore shimmer. Tende quasi al grigio. Vado anche a sfumare all'attaccatura delle ciglia in modo da dare questo effetto fumoso agli occhi. A questo punto vado a prelevare col dito questa tonalità e la applico nella parte centrale della palpebra. È una palette un po' sommessa, devo dire, molto grigia più che lilla. Infatti di lilla ha ben poco, quasi un viola grigio direi più che mauve. La trovo molto anche gli shimmer non mi sembrano un granché, devo dire. Ma comunque prendo un pennellino e con lo shimmer più chiaro vado a fare l'inizio, augurandomi che dia un po' di verve a questo make up. Questo è molto carino, molto carino. Non compratela, non vale assolutamente, secondo me, neanche 2 euro. Per quanto mi riguarda, l'unico shimmer bello è questo lilla, gli altri colori sono colori normalissimi che troviamo in 800.000 palette. Ve la faccio rivedere da vicino, sembra bella, però la trovo... Andiamo a fare la nostra base con l'All Matte Shine Control Makeup di Catrice, che è un nuovo fondotinta. Questa è la tonalità 046 Neutral Toffee, ha 18 ore di durata e dovrebbe essere no transfer, è oil free e adatto quindi a pelle misto grasse come la mia. Penso che la tonalità sia un pochino scura adesso, però andiamo a provarla insieme. Metto un po' di prodotto vegano, senza microplastiche, senza parabeni, senza oli minerali, senza olio e alcol, quindi ottimo, 30 ml, pack in vetro. E
anche ha un profumo buono, fresco, mi piace. Catrice rispetto a Essence, che a volte mi fa dei top e a volte mi fa dei flop, Catrice è veramente raro che riesca a deludermi profondamente. E questo fondotinta è un'altra bomba, secondo me, ragazze, da aggiungere al carrello, perché lo sto stratificando, la copertura è media e stratificandolo diventa medio alta, ha quasi cancellato completamente le mie macchie. Ma bello bello, ma bello bello. E comunque parliamo di un fondo, sistemo con la blender, parliamo di un fondo che costa 8 euro, 7 euro, comunque pochissimo. Trovo che certe volte alcuni fondotinta low cost superino quelli costosi, non sempre, ma alcune volte succede. È arrivato il momento di provare nuovamente il correttore. Vado a scaldarlo col dito e lo applico col dito, poi possiamo stenderlo anche con un pennello, però va sicuramente scaldato un po' con le mani, anche perché adesso fa freddo, quindi tendono comunque i prodotti in pot a indurirsi un po'. Lo vado a picchiettare. Non so se vi ho detto il colore, sì, lo 025 Almond, che pensavo fosse scuro, invece direi che è giusto. È molto molto cremoso, quindi va lavorato bene rispetto ai correttori liquidi, è più pastoso. Ha una copertura un pochino più alta rispetto a tutti gli altri correttori di Essence, però sinceramente questo tende un pochino a segnare il contorno occhi. Non so se riuscite a vedere. Questo un pochino pochino segna. Certo, per chi ha magari un'occhiaia scura aiuta, perché comunque è molto pigmentato. Consiglio di stenderlo bene, andarlo a settare subito con pochissima cipria. Ok, ho terminato la base e adoro, adoro il fondotinta. Cioè, Catrice, i fondotinta sono veramente, provateli. Non posso dire altro. Andiamo a terminare l'occhio con un Kajal nero, questo è di Cyan, quindi super economico. Prendo la mia palette, vado a prendere il viola più scuro shimmer e vado a sfumare la parte bassa del Kajal che ho messo sotto l'occhio. Ok, a questo punto vado ad applicare parecchio mascara oppure un paio di ciglia finte, a seconda di come vi piace di più finire l'occhio. Eccoci qua e andiamo a provare il rossetto nella tonalità Legendary 05 Semi Matte di Essence. Questi pack li avevo già visti, ma non per la categoria semi matte, sono infatti più opachi di quelli che mi ricordavo io. Non vi so dire se sono nuove colorazioni, nuove formule o nuovi prodotti, era categorizzato come novità, mi ispirava, l'ho preso, quindi andiamo a provarlo. Ovviamente è un nudino nocciola e mi ispirava un sacco, speriamo che ci piaccia. Sa di cocco. È un super nude, anche piuttosto chiaro rispetto al mio incarnato. Metto un filo di matita labbra,
In questo caso andiamo ad utilizzare l'ultima di Kiko che ho comprato. Adoro. Allora, il rossetto sinceramente non è male, non è a lunga tenuta, cioè si trasferisce, non è a lunga tenuta. Questo è il make-up terminato, io in questo periodo acquisterei solo rossettini marroncini, nocciolini, nudini con matite marroncine di ogni genere, colore e sapore. Scusatemi se sono ripetitiva, ma amo i nude. Fatemi sapere nei commenti, so che non tutte siete team nude per quanto riguarda i rossetti. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi ringrazio per essere state in mia compagnia, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, come sempre vi mando un bacio gigante da Federica, la donna qualunque.